Ciao e benvenuti in questo momento di equilibrio naturale offerto da Marlene. Oggi vedremo insieme un allenamento che riguarda più esercizi indicati a chi ha spesso sensazioni di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. Infatti, stimoleremo il microcircolo e renderemo le gambe leggere con tre facili esercizi. Il primo, vediamolo insieme. Siamo sempre sul nostro tappetino, ma vicini ad una parete libera che chiunque ha in casa. Ci sederemo vicini vicini al muro. Da qui ci accompagniamo a sdraiarci con la schiena appoggiata a terra e ci aiutiamo ad appoggiare le gambe estese contro la parete. Se senti fastidio alla schiena, indietreggia un pochino, ma senti il tratto lombare e sacrale appoggiato completamente a terra. Le braccia libere verso l'esterno e non fai altro che rilassarti, lasciare andare la muscolatura e liberare la respirazione profonda dal naso e fuori dalla bocca. Senti le gambe che piano piano si rilasciano, se si piegano leggermente va bene, l'importante è che i talloni siano a contatto con la parete e rimani respirando con costanza in modo profondo e rilassato. Possiamo stare in questa posizione anche più di 5 minuti, se abbiamo tempo 10 minuti è ideale. Respira e abbandona tutte le tensioni. È anche un bellissimo esercizio di scarico per la schiena, oltre che per le gambe. Bene, dopo il primo esercizio passiamo al secondo. Ci sdraiamo completamente sul tappetino, quindi da seduti andiamo a srotolare la schiena appoggiando ogni singola vertebra, la testa al centro, le braccia lungo il mio corpo. Sollevo le gambe, se riesco tese, se sento la schiena tirare le tengo leggermente piegate, l'importante è che siano in linea con i miei fianchi. E alternando prima una gamba e poi l'altra vado a disegnare dei cerchi, piccoli cerchi, immagina di disegnare dei cerchi nello spazio, prima con una gamba, ne contiamo 10 in un senso, ricordati sempre che se avverti una sensazione di tensione alla schiena piega leggermente le gambe. E cambio direzione con l'altra. Respira, movimenti leggeri, lenti, non devono essere troppo faticosi. Devo rilassarmi durante l'esecuzione. Respiro e posso passare all'altra gamba. Un consiglio per chi ha problemi alla schiena, mentre faccio l'esercizio su una gamba, l'altra, se è troppo in tensione, posso appoggiarla a terra e lavorare con l'altra gamba, cercando di tenere il bacino fermo, cerchi piccoli, faccio muovere il femore nell'acetabolo dell'anca, un movimento minimo, non troppo grande, e cambio direzione. Ricordati sempre l'opzione gamba appoggiata oppure sollevata. Quando ho concluso 10 e 10 nell'altro senso a destra, 10 e 10 nell'altro senso a sinistra, appoggio le gambe, le rilasso un po' e lo posso ripetere una seconda volta. Il terzo esercizio che vedremo insieme per rendere le gambe leggere parte sempre da terra sul nostro tappetino, quindi ci sdraiamo di nuovo, accompagniamo la schiena a terra, lascia le gambe verso l'alto, morbide, non devono essere troppo in tensione, anzi più sono rilassata e meglio è. Da qui immagino di tirare dei calci al soffitto, lasciando le gambe morbide, le caviglie rilassate come i piedi. E devo sentire tutti i muscoli delle gambe che si muovono, si sciolgono in un movimento leggero, come la sensazione che
sentirò appena mi solleverò in piedi dopo questi tre esercizi. Calcio verso l'alto, muovendo le gambe insieme. Posso farlo anche un po' più grande, ma vi consiglio veramente piccoli calcettini controllati, tenendo le gambe sollevate, un tocca sana per la circolazione e per sciogliere le tensioni muscolari. Posso stare in aria con le gambe facendo questo movimento per almeno un minuto o 40 secondi, come che riesco, poi appoggio le gambe, mi riposo qualche secondo e quando me la sento lo riprovo a fare. Lascio e vedrete che gambe leggere avrete appena vi alzerete. Questo momento è gentilmente offerto da Marlene. La mela di questo periodo è la Fuji. Ha una polpa compatta e croccante, ideale per spuntini sani, prima e post allenamento, ma anche per arricchire le nostre insalate.